Ciao ragazzi, benvenuti sul canale ND. Come riporta Bloomberg, dopo l'uccisione di tre soldati statunitensi in Giordania, a seguito di un attacco con i droni kamikaze condotto da alcuni combattenti pro-iraniani, l'amministrazione di Joe Biden è costretta a valutare seriamente una risposta militare insolitamente dura, che potrebbe addirittura riguardare direttamente l'Iran e di conseguenza portare a uno scontro diretto tra gli Stati Uniti e il regime degli Ayatollah. Questo scontro chiaramente potrebbe destabilizzare completamente la regione e avere delle conseguenze imprevedibili. Ragazzi, in questo video vorrei condividere con voi una mia riflessione, vorrei spiegarvi perché quello che sta succedendo ora in Medio Oriente, in questo puzzle chiaramente c'è anche la Palestina, è una conseguenza diretta e inevitabile della guerra in Ucraina, dell'invasione russa dell'Ucraina. Ragazzi, continuate a guardare questo video, mettete un like se vi piace e vi chiedo di iscrivervi per cortesia se non siete ancora iscritti. Grazie. Nella notte tra il 27 e il 28 gennaio, la base militare statunitense Tower 22, che si trova nel nord-est della Giordania, al confine con la Siria, è stata attaccata da alcuni droni kamikaze. A seguito di questo attacco hanno perso la vita tre soldati statunitensi e altri 34 sono stati feriti. Secondo alcune fonti, in questo attacco sarebbero morti anche altri tre militari giordani. Questo attacco sarebbe stato lanciato dal territorio siriano e condotto da alcuni combattenti pro-iraniani. Qua, ragazzi, vorrei fare una piccola parentesi per dirvi che solo secondo fonti aperte, attualmente in Siria operano ben 17 organizzazioni armate pro-iraniane. Queste organizzazioni proxy sono finanziate e armate al 100% dal regime degli Ayatollah. Queste organizzazioni vengono utilizzate dall'Iran per garantire la propria presenza e la propria influenza nella regione. E dopo l'inizio della guerra tra l'Israele e l'Hamas, il 7 ottobre scorso, sono diventate particolarmente attive. Hanno condotto ben 130 attacchi armati contro vari siti degli Stati Uniti nella regione. Ma come riporta Bloomberg, l'attacco del 28 gennaio potrebbe diventare la goccia che farà traboccare il vaso. Infatti, secondo le fonti dell'editoriale, alcuni vertici militari statunitensi e alcuni membri del Congresso repubblicani stanno spingendo l'amministrazione di Joe Biden per dare una risposta determinata, una risposta che potrebbe addirittura riguardare la causa primaria di questi problemi, ovvero l'Iran. Sembrerebbe infatti che questa volta stia bollendo in pentola qualcosa di grosso. L'aviazione degli Stati Uniti sta spostando in fretta e furia nella regione ben 6 aerocisterne e secondo diversi esperti militari questa circostanza potrebbe essere un chiaro indicatore del fatto che stiano preparando una vasta operazione aerea. Ecco come questa situazione l'editoriale CNN. In questo momento i leader mondiali a Washington e in Medio Oriente stanno per prendere le decisioni da cui dipendono non solo le vite di migliaia di persone, ma anche il futuro dell'intera regione.
Intanto dalla Siria stanno arrivando le notizie sulle evacuazioni da varie basi militari dei combattenti del cosiddetto corpo delle guardie della rivoluzione islamica. Insomma, gli Stati Uniti e in particolare l'amministrazione di Joe Biden si trovano di fronte a un bel dilemma. Tentare di risolvere il problema alla radice, colpendo l'Iran o perlomeno colpendo alcuni obiettivi militari nel territorio iraniano, rischiando però che la situazione precipiti e rischiando un caos nella regione meridio orientale davvero senza precedenti, oppure trovare un ennesimo palliativo e continuare a perdere ogni residuo di autorevolezza nella regione e infine consegnarla definitivamente al regime degli Ayatollah e al regime di Vladimir Putin. Ma che cosa c'entra in tutto questo l'Ucraina, chiederete giustamente voi? Il conflitto in Ucraina, ovvero l'incapacità delle potenze mondiali e delle istituzioni di fermare in tempo questa guerra, ha mandato un segnale chiarissimo a tutti, prima di tutto alle dittature e ai terroristi. E il contenuto di questo segnale è il seguente: provare a raggiungere i propri obiettivi con l'uso della forza non è più un tabù. In Ucraina Vladimir Putin ha dimostrato molto chiaramente come di fronte alla sua aggressione, di fronte alla sua invasione, l'Occidente, le potenze mondiali sono rimaste paralizzate. Hanno iniziato subito a discutere se ne valeva la pena aiutare l'Ucraina, se ne valeva la pena dargli qualche anticarro, se ne valeva la pena dargli qualche lanciarazzi, non troppi però per non provocare troppo Vladimir Putin, per non rischiare un'ulteriore escalation. E intanto l'aggressione andava avanti, intanto Vladimir Putin continuava a radere al suolo le città ucraine, continuava a ammazzare i civili a sangue freddo. È passato un anno e mezzo, qualcuno a 2000 km di distanza dall'Ucraina si è ispirato dall'impunibilità di Vladimir Putin. I combattenti della Hamas il 7 ottobre sono entrati in territorio israeliano, hanno ucciso, stuprato, torturato e commesso qualsiasi atrocità possibile e immaginabile contro la popolazione civile. Israele risponde e l'Occidente si spacca un'altra volta. Negli Stati Uniti il pacchetto degli aiuti per Israele e per l'Ucraina viene bloccato e in Europa il pacchetto degli aiuti per l'Ucraina viene bloccato dal premier ungherese Orban. Intanto qualcun altro in Medio Oriente si fa ispirare da questa paralisi dell'Occidente. I ribelli sciiti, sempre sostenuti dall'Iran, nello Yemen cominciano ad attaccare le petroliere di passaggio nello stretto di Aden e nel Mar Rosso. E anche qua la risposta dell'Occidente è fiacca e gli Houthi continuano ad attaccare le petroliere, paralizzando praticamente le rotte mercantili nella regione. E ora invece i combattenti pro-iraniani provano ad addentare anche qualche soldato statunitense. Guardate un po' chi ci guadagna in tutto questo caos. La guerra in Israele distoglie l'attenzione e le risorse del mondo dall'Ucraina e gli attacchi degli Houthi alle petroliere in Medio Oriente fanno lievitare il prezzo del petrolio, linfa vitale del regime di Putin. In tutto questo, mentre noi ci facciamo mille scrupoli e mille domande sulle prove del coinvolgimento diretto del regime di Putin in quello che sta succedendo in Medio Oriente, Mosca riceve ufficialmente delegazioni della Hamas e dell'Hezbollah. Ha una cooperazione militare vastissima
prestissima con l'Iran, proprio alla luce del giorno. Teheran, assolutamente alla luce del giorno, fornisce alla Russia missili e droni che poi cadono sulle teste degli ucraini e allo stesso tempo, con le armi e con i soldi che riceve da Mosca, foraggia i vari gruppi terroristici nella regione, come la Hamas, l'Hezbollah e tutta una serie di gruppi in Siria, in Libano e in Iraq. Ma si poteva evitare tutto questo? Secondo me sì, bisognava però agire uniti e compatti ancora nel 2008, quando la Russia aveva annesso con forza due regioni georgiane e successivamente nel 2014, l'anno dell'annessione della Crimea. Già allora andava imposto subito al regime di Putin un embargo totale e i paesi aggrediti dovevano ricevere un sostegno militare concreto. Sarebbe stata per l'aggressore una doccia fredda e sarebbe stato un chiaro segnale anche per gli altri che l'aggressione non è una strada percorribile, che l'aggressore nel mondo di oggi paga un prezzo salato. Ma ahimè ragazzi, è andata come è andata e a distanza di 10 anni il mondo è più simile a quello dei primi 900. Ragazzi, mettete un like se vi è piaciuto il video, scrivete nei commenti che cosa ne pensate, vi chiedo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, grazie per il vostro sostegno, grazie per la vostra attenzione. Adesso vi ricordo che potete anche sostenere il canale economicamente con il super like, il grazie nel cuore. Alla prossima, ciao!